come funziona dalla notte dei tempi. No, scherzo, perché potrebbe durare tutta la notte. Vai, vai. Allora, buonasera a tutti, piacere essere qui con voi e soprattutto col tavolo, diciamo, di presidenza, come si suol dire. Mi hanno già presentato, io mi occupo di pane e proprio dal punto di vista dell'assaggio, quindi c'è chi lo produce, c'è chi ci lavora dietro al pane, e io faccio parte di un'associazione che si occupa appunto dell'utilizzo di un criterio per assaggiare il pane in modo consapevole, quindi alla ricerca di ciò che bisogna andare a individuare nei pani buoni, nei pani già di qualità o comunque nei pani caratteristici di ogni regione. Ma senza perdermi un ciance, vorrei andare avanti in questa presentazione. Allora, cos'è che mi ha portato ad essere vicino alla presentazione di questa sera? Gli spunti me li ha dati il libro stesso, ho avuto la fortuna di averli in anteprima e ho avuto modo di leggerne il contenuto e ci sono degli argomenti che cercherò di accennare sulle origini. E qui si parla di origini, si parla da dove, come nasce, da dove nasce il pane. E un altro motivo è che c'è una cura particolare, quasi maniacale, delle materie prime. E questo è necessario per poter avere un ottimo pane, un'ottima qualità. E poi la curiosità nella sperimentazione, che qui non manca, come vedete avete delle novità sul tavolo, e poi il legame con la tradizione. Allora, qualcuno diceva la notte dei tempi, in effetti parte dalla notte dei tempi, ma mi fermerò lì perché poi in seguito lo conosciamo. E quindi la notte dei tempi ci porta proprio alla creazione della razza umana nella mezzaluna fertile, la zona dove purtroppo in questi giorni stanno accadendo le peggiori nefandezze. Ecco, quella è la culla della civiltà, da dove proveniamo più o meno tutti. E da lì è nata l'agricoltura. L'agricoltura che è datata intorno ai 10.000-8.000 anni or sono, quindi il Mesolitico. Però, e quindi diciamo, ciò che lo fa capire sono alcuni ritrovamenti con delle falci, degli attrezzi dell'agricoltura, e poi anche si hanno ormai assodate prove di ciò che serviva per produrre il pane, per produrlo e per poi anche ottenerlo così come alla fine lo otteniamo anche noi, quindi la macinazione e quant'altro. Però ciò che io vorrei sottolineare maggiormente questa sera è qual è stato il primo modo per utilizzare il pane, come è nata l'abbinamento di un prodotto che l'uomo ha iniziato a capire che poteva non solo trasformare da una materia prima, quindi dalle granaglie, dagli sfarinati di vario tipo, ma ottenere poi anche un prodotto che si migliorasse durante la lievitazione e poi venisse poi cotto, quindi completata la trasformazione. Allora, questo è avvenuto, ormai ci sono le prove. E per chi è un addetto ai lavori, io sono un agronomo, e quando ho scoperto questa cosa qui mi sono venuti dei brividi molto lunghi. Si parla di 14.400 anni fa, cioè praticamente è stato ritrovato in questo sito, del nord nel deserto della Giordania, Shubeika si chiama questo sito archeologico. È stata trovata questa cosina qui, che adesso ve la faccio vedere in grande qua. Sapete cos'è? È una briciola di pane. È una briciola di pane di 14.400 anni fa. Cioè, mi sono venuti i brividi pure a voi, immagino, no? Com'è possibile una cosa del genere? È possibile perché probabilmente chi ha cotto quel pane, e quindi le briciole che sono rimaste, purtroppo era poi gli inizi. Oppure sarà stata una mamma indaffarata perché l'avrà bruciata, quindi si sono formate delle briciole di carbone che si sono mantenute fino ai giorni nostri. Non voglio raccontarvi come poi sono risalite e come le hanno ritrovate, però ecco, quell'altra domanda, ecco, questa che vi pongo, no? Prima il pane azimo o quello lievitato? Perché a questo punto darebbe anche da pensare tutto ciò. Intanto la lievitazione in queste particelle che sono, ecco, di qualche millimetro, sono 2 millimetri e mezzo grandi, ne hanno trovate 25-30 di queste molliche, assieme anche a dei nasuli di vegetali di vario tipo, quindi anche questo da questo punto di vista è molto interessante.
Ecco, sono stati ingranditi proprio nel microscopio elettronico. Vedete proprio come si può notare l'alveolatura di questa prima pagnotta, ed è poi l'argomento principale del libro, poi, no? Perché di lievitazione si parla stasera. Ecco, sono state quindi ritrovate tutte queste molliche, quindi sono state ritrovate anche dei rimasugli di cariossi e così via. E allora, voglio concludere su ciò che mi ha fatto in qualche modo risalire alla nascita del pane, quindi della lievitazione. E questo lo voglio dedicare alla maggior parte di voi, alle donne, perché vedo molte donne qui, e quindi questo racconto è veramente un inno, immagino, alle donne. Probabilmente il pane è nato attraverso un bacio d'amore, un bacio tra come quelli che si scambiano due innamorati, come si scambiano due persone che si conoscono e da tanto tempo non si vedono, ed è sempre un bacio. Ecco, è entrato nella ritualità questo bacio. Non è una cosa che ho inventato io, questo lo dice Desmond Morris, che è un etologo, uno studioso dell'uomo come animale. Ecco, il bacio è un qualcosa che si è tramandato perché avviene in un momento importantissimo della nostra vita, ed è il momento dello svezzamento, quando una mamma, quando decide di, o meglio, decideva di non poter più allattare, doveva svezzarlo, e lo svezzava biascicando ciò che aveva raccolto, ciò che aveva riuscito a raccogliere, magari con l'aiuto anche del marito. Quindi una volta raccolto questo... Cioè, aspetta, non ho sì. Esistenti perché la parte del buono di Patrizia. Praticamente il raccolto del marito, diamo il ruolo al marito, no? Raccoglieva, allora era raccoglitore, e portava quindi queste granaglie a casa, e le madri lo utilizzavano. Il modo per poter iniziare a svezzare il bambino era quello di masticarlo e passarlo dalla bocca della madre alla bocca del figlio. Un bacio, un vero e proprio bacio. Quando lo racconto nelle scuole questa cosa, c'è qualche bambino, qualche ragazzino che fa qualche smorfia, però poi alla fine è un gesto che svolgiamo tutti quanti noi, con chi vogliamo più bene. Tra l'altro anche, perdonatemi la gestualità, diciamo, anche il movimento della lingua è importante, nel senso che la spinta della lingua all'interno favoriva l'ingresso del cibo. E ancora di più, anche la linguaccia deriva da tutto ciò, perché quando il bambino si stancava, tirava fuori la lingua e cercava di sputare. La mamma capiva, e quindi lo doveva mettere da parte, questo ben di Dio. Quindi come faceva a metterlo da parte? Doveva necessariamente, non avendo frigoriferi, non avendo altro da conservare, doveva necessariamente trovare un modo per conservarlo. Allora erano due le modalità, erano quelle di raccoglierle in un contenitore, cosa che ancora adesso avviene in alcune popolazioni aborigene. E si fermava la fermentazione, proprio perché in bocca abbiamo nella saliva, c'è la ptialina, che è una sostanza, un enzima che attacca gli amidi e li trasforma in zuccheri. E questi zuccheri vengono subito aggrediti dai lieviti ambienti che sono nell'ambiente, sono nelle cariossidi, sono nelle farine, poi alla fine nell'acqua e così via. Pertanto, questo cibo aveva due fini: o diventava una bevanda alcolica, oppure veniva cotto mettendo delle pietre all'interno, delle pietre infuocate all'interno di questi contenitori, oppure messi su delle pietre arroventate. Allora, questo mi fa capire come è importante il pane anche da questo punto di vista. E quanto ci lega la nostra cultura, la nostra alimentazione a un prodotto così importante nella nostra storia. E quanto è importante ciò che vi ho fatto vedere prima, perché l'agricoltura nasce probabilmente grazie al pane. Nel senso che quando l'uomo, perché avete visto che vi ho fatto vedere che nel Mesolitico si inizia a parlare di agricoltura, ancora prima, 4.000 anni prima, l'uomo ha capito che
si poteva trasformare ciò che si raccoglieva in modo nato così spontaneamente, si poteva trasformare in un prodotto eccezionale che è quello che è considerato da sempre il pane. Ecco, da quel momento allora, il pane era accompagnato dalla nostra quotidianità e quindi per 14.000 anni noi abbiamo sempre lo stesso lievito, con tanti microrganismi che si susseguono l'uno dietro l'altro, che ci accompagnano nella quotidianità e che a questo punto, per quanto mi riguarda, è bello anche riconoscerlo, apprezzarlo da tutti i punti di vista. E io, siccome sono un assaggiatore di pane, penso che sia una delle cose più belle andare alla scoperta e alla riscoperta di ciò che è facile trovare e ciò che è anche emozionante andare a ricercare. Si avete trovati anche qualche brochure dove c'è una regione, la Calabria, che ha avviato un percorso, appunto sono stati formati 31 cercatori di pani che vanno nel territorio a ritrovare quelle reminiscenze di cultura che oggi sarà papa, magari per lei sono il pane quotidiano. Il pan perdu, come dicono i francesi. Io ho concluso la mia presentazione. Grazie mille a Federica De Denaro, arrivata in corsa, ma la conosciamo. Purtroppo furto subito di telefonino e quindi sei persa, non puoi neanche più avvisare nessuno, scusatemi tanto. Non mi spiace. Ma sto mentre lavoravo dalla borsa. Dalla borsa, sì. Mentre la portavo? No, me l'avevo lasciata, stavo lì. Sassa, qui stiamo peggio ed è il prodotto che pensate si spreca di più, nel senso che le famiglie italiane acquistano mediamente un chilo di pane a settimana e ne buttano 700 grammi, che non è neanche un grandissimo peccato perché in realtà le persone sono abituate malissimo a comprare dei pani indecenti, che sono pani rigenerati, che sono pani congelati, quindi insomma non è neanche un peccato mortale. L'utilità, ecco, nella prefazione del libro di Sara c'è una domanda che fa Eleonora. Eleonora è la consigliera, che è una collega giornalista che ha fatto la prefazione di questo libro. Dice: c'era bisogno di un altro libro sul pane? La risposta è assolutamente sì. Proprio non ci sono alternative, soprattutto perché il pane negli ultimi 20 anni è stato demonizzato, è la prima cosa che ci tolgono quando ci mettono a dieta, no? Via il pane, via la pasta, via la pizza. La pizza potrebbe essere anche, Antonio, per carità. La pizza, pane, pizza e pasta, via. Tutto, ci tolgono tutto, ci tolgono tutto. So quando gli sguardi parlano più di mille parole, l'avete capito, Antonio, in questo momento? Mangiate la pizza. Quindi c'era bisogno di un altro libro sul pane, c'è bisogno di Sara che continua a fare scolarizzazione, perché è quello che fa Sara da 10 anni, quindi stana le casalinghe, non solo dalle cucine, le fa sperimentare a casa, perché prima si faceva tutto ad occhio, si mettevano 150 grammi di lievito per 600 grammi di farina, ci si sentiva male. Sara invece, come ci sta spiegando, signori, non morite di pane, anzi fatelo come si deve. Quindi Sara, a questo punto tu ci devi spiegare che cosa ha di nuovo questo libro rispetto agli altri, e già l'abbiamo capito, che cosa ti ha spinto a fare un altro prodotto editoriale così importante e a chi ti riferisci con quest'ultimo tuo per ora libro. Prego. Allora, io dico sempre che non mi vado a scrivere ricette, perché comunque le ricette ormai ce le abbiamo veramente sopra i capelli, no? Dappertutto, accendiamo la televisione, andiamo su internet, e giornali, riviste, eccetera. Quello che io ho iniziato quando ho iniziato il mio percorso è quello di mandare un messaggio proprio del pane che aveva perso l'identità, l'odore e il sapore. Quindi questi pani bianchi, candidi, e lo dico sempre, quando ho scoperto che nell'armadietto avevo trovato un pane avanzato che aveva la muffa rosa con una polverina sopra. Da lì è iniziato il mio percorso sul pane. E da lì comunque sono cominciati le prime cose dei NAS, no? In cui trovavano comunque dei panifici in condizioni pazzeschi.
mi ricordo anni 80 il pane di Cori, no? Che era famosissimo, e un giorno il telegiornale hanno praticamente fatto un sequestro pazzesco di tutti questi panifici che giravano per tutto il Lazio con delle cose veramente indecenti. E poi mi sono trovata a fare una lezione a Latina dopo un po' di anni, dove feci una lezione organizzata da una ragazza, io parlando del pane di Cori lì vicino, la ragazza che mi aveva organizzato la lezione la sera mi dice: non Sara, ti volevo dire, sai ti avevo detto che io ero una famiglia di fornai, la mia, sai, mio fratello è stato arrestato. Io mi sono sotterrata. Ecco, era uno degli arrestati del pane di Cori. Ecco, rendetevi conto quanto poi ti arriva. E da lì è iniziato questo mio percorso. E quindi, come dico sempre, quando ho iniziato la prova del cuoco, mi portavo le mie farine macinate a pietra, poi spesate, perché magari c'erano gli sponsor. Poi, quando ho iniziato Alice TV, e l'editore mi disse: facciamo delle puntate sul pane, io gli ho detto sì, a una condizione. Quale? Che io non utilizzerò farina al supermercato. Perché? Perché voglio mandare un messaggio, cioè bisogna ridare al pane quello che è la sua natura, il ritorno. E da lì è iniziato un movimento veramente bello, perché il libro mio poi ha venduto veramente tanto, 25.000 copie. È stato un bel percorso, devo dire, e questo ha fatto sì che in Italia oggi c'è questa attenzione, ma non solo nelle persone che mangiano il pane, ma di panettieri, di pizzaioli che mi ringraziano quando vado al Sigio e Parrimini: signora Papi, la devo ringraziare perché sono iniziata a fare la pizza e grazie a lei. Ecco, non so se c'è oggi ancora Federico Stocchi, che c'ha il panificio qui a via Firenze, e l'altra sera ci siamo trovati a una presentazione e mi ha detto: Sara, io ho iniziato comprandomi il tuo libro a una panetteria da generazioni, si è comprato il mio libro, quello di Giurilli, e di nascosto dai panettieri ha iniziato a fare il lievito madre, quindi che sono delle soddisfazioni. Questo ragazzo adesso fa delle cose meravigliose. Quindi questo libro nuovo cosa c'è di diverso? Non ricette. Intanto volevo unire pane e pizza, perché sono le due, poi la pizza è l'icona al mondo, è il nostro made in Italy di che parliamo. Il pane è un altro prodotto che c'è in tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo. No, non c'è una nazione dove non c'è il pane azimo, il pane che cuociono nei forni, appunto, e il ciabatti che io ho fatto varie volte, ecco, trasmettere queste cose. Quindi pane e pizza. In più sono andata indietro perché non scopriamo niente, ma riportiamo quello che c'è da millenni. Le fermentazioni spontanee, quindi è come si chiama, le fermentazioni selvagge, no? E come li chiamano anche, che sono... Mi fai fare la giornalista un attimo, Sara? Tu sì. Hai sempre detto che, se non sbaglio, che eri abbastanza contraria a queste sì. fermentazioni. Cosa sì. poi ti ha fatto cambiare idea? Perché sfogliando il tuo libro è quello che mi ha più colpito. Certo, sì, mi parlavano, vabbè, ma le fermentazioni, faccio la fermentazione, no, vabbè, lievito madre, ma per piacere, ma che sono ste cose? Però, siccome io sono poi aperta, ci devo arrivare... No, piano piano. E quindi io mi apro sempre, però ci devo arrivare con la mia consapevolezza, ok? Perché ci arrivi piano piano. A casa mia è tutto un fermento, come l'avete visto, è un fermento. Lievito madre in pasta solida, lievito madre in pasta liquida, perché in tutto il mondo, per esempio in America, si usa l'impasto molto liquido. Mia madre lo fanno via di mezzo, non ci sono delle regole, cosa che devi fare quando scrivi un libro, devi mettere delle regole, devi mettere delle dosi, ok? E piano piano sono arrivata a queste fermentazioni, perché io ho il kefir di latte che lo uso da tanto tempo, poi ho scoperto il kefir d'acqua, novità pazzesca,
Io sono impazzita quest'estate col kefir d'acqua. Ho fatto bevande. Eccolo, sta qua. Sta qua, ma adesso ne parliamo. Certo. Allora, no, dillo. Eccolo lì. Progenitore. Poi alla fine il kefir di acqua è il progenitore della gazzosa, della Sprite, della 7-Up. Insomma, nasce tutto da lì. Ok. E quindi sono impazzita, ho cominciato a fermentare. No, diciamo che con Antonio abbiamo fatto un corso con una persona per capire questi fermenti, lui è bravissimo poi, però questa lezione non è che c'è, non aveva soddisfatto per niente. Avete continuato da soli? No, io ho continuato, ho cominciato a comprare i libri della quali ho comprato? Quelli del sì, vabbè, è la chimica della delle fermentazioni, cioè, libri veramente molto tosti, e da lì ho cominciato a farlo da sola, e da lì ho cominciato a capire che si poteva fare il pane senza lievito madre, che per me era in assoluto solo lievito madre. E quindi quando vedi che lievita il pane come una fermentazione della mela, della pera, cioè, ragazzi, è pazzesco, no, allora, no, aspetta, non è sbagliato Laura, non è sbagliato, perché la fermentazione ha bisogno degli zuccheri, no, della frutta e dello zucchero, comunque del miele. Io pensavo, quando vedevo queste fermentazioni, ci metto su un litro di acqua, 100 grammi di zucchero, 50 grammi di miele, e dico, vabbè, ma poi alla fine ti mangi il pane con tutto sto zucchero. E non è così, perché lo zucchero viene annientato poi dalla fermentazione. E quindi che cosa conferisce al pane? Degli aromi floreali pazzeschi. Cioè, le fermentazioni spontanee sono una cosa straordinaria, che mi hanno sconvolto. È un pane più leggero, anche più digeribile? No, non necessariamente, ma da aromi e poi una colorazione dovuta agli zuccheri diversa. Ma okay. Questi sono tutti i pani realizzati con noi? Certo. Cioè, è vero, sai, fammi arrivare. Fammi arrivare. Allora, ho iniziato con la fermentazione della mela, della pera e dell'uva bianca, no? L'uva chiaramente è la fermentazione in assoluto, dove vola proprio il pane, tu lo metti lì, fai l'impasto, ci metti questa acqua e vedi che lievita. Meraviglioso. E quindi iniziamo a fare il libro. Dopodiché sono andata a Milano da una mia amica e sul suo terrazzo aveva delle rose incredibili, si stavano sfiorendo. Questo avevamo già fatto le ricette comunque del libro. Senti, ma io se mi porto via questi petali ci posso fare qualcosa? Sì, Sara, mi sono preso due bustone, ho fermentato con lo stesso procedimento che facevo con la mela, con la pera, questi petali di rosa, faccio il pane, metto quest'acqua, lievita e rimango. Ma il problema è che tu, quando mangiavi il pane, sapeva di rosa, l'acqua di rosa, e l'ho chiamato pane all'acqua di rose. Sono tornata dalla Sardegna lunedì, mi sono portata i petali di rosa che ho pregato all'azienda dove dormivo, eccoli qua. Queste sono le rose fermentate che ci farò il pane. Con Mauro, che mi assisteva, abbiamo raccolto i fichi d'India, e questo è il pane che ho fatto ieri con i fichi d'India fermentati, ragazzi, sì, senza lievito. Certo, poi lo invertiamo. Maria, che dici? Ok, poi altra cosa, quello che mi ha sconvolto maggiormente è che
utilizzando questo kefir d'acqua che lo facevo per berlo da sola, e poi l'ho distribuito a tutte le amiche del palazzo. Bevande, la gente arrivava a casa, gli dava questa bevanda e diceva: ma che è? Anche perché quando fermenta poi la travasi e li metti dentro del lime e poi gli mettevo le foglie di menta, l'aromatizzavo. Ragazzi, tutta l'estate non potete immaginare che meraviglia. A un certo punto vedo questo barattolo pieno e lo vedevo proprio che bolliva, salivano le bolle da sotto a sopra, ma si sente proprio il rumore. Dico, io adesso prendo un chilo di farina e lo butto, ma ci devo provare. Ci devo provare. Faccio questo impasto con questo kefir d'acqua. Quando vedo che comincia ad alzarsi, ragazzi, io ero sconvolta. Dico, non ci posso credere. Ecco, ma poi si ferma, c'è un momento in cui... No, no, poi dopo... Cioè... No, lievita come un pane normale. Lievita come un pane normale. Tiziana. Mi chiama. Apri la porta. Ogni settimana una telefonata. Allora, cuocio il pane, era veramente incredibile. Ecco, tutte queste cose danno un'energia e una, perché poi le fermentazioni non ci mettiamo niente, perché appunto kefir di latte viene dai paesi del Caucaso, no, longevità, cosa danno? Danno delle prodotti straordinari a livello di digeribilità, noi oggi mangiamo probiotici, mangiamo yogurt, il yogurt è una cosa orripilante. No, la differenza tra il kefir di latte e il kefir d'acqua è che il kefir di latte viene fatto col latte, ma comunque anche chi è intollerante al latte lo può mangiare perché viene inibito. E il kefir d'acqua non c'è assolutamente latte e quindi è una bevanda straordinaria che fa benissimo. Quindi sono elisir di lunga vita che arrivano da lontanissimo, dalla Cina, dal Giappone, e quindi... è veramente straordinario. Adesso qui ho fatto per esempio anche quello col finocchietto selvatico, abbiamo portato alla Sardegna con la menta, cioè immaginate un pane alla menta, un pane appunto col finocchietto, che è fortissimo, adesso non so come farà perché ancora non l'ho fatto, e quindi la novità è anche questa, poi il resto ne parliamo dopo. Allora, diciamo, la novità è anche questa, ma la grande novità di questo volume numero 7 di Sara Papa è Antonio, perché è l'unica esatto. Perché per la prima volta questo è un libro scritto a quattro mani con due protagonisti, pane e pizza. Allora, innanzitutto dici com'è lavorare con Sara Papa, perché secondo noi c'hai da raccontarci qualcosa, eh? Secondo ci noi Sara ha fatto un complimento in silenzio quando ha detto sì, sì, di lunga vita, ha detto subito sì, e si vede. No, avevamo già immaginato, sì. Vai Antonio, raccontaci un po' questa esperienza. Niente, siamo conosciuti con Sara Papa quattro anni fa, di più, e venne a corso da me e mi disse appunto, mi ha visto sperimentare un po' di pizze, e quella volta ho fatto quella all'estratto di melone, insomma siamo insieme, e lì l'idrolisi senza lievito, si arriva con questo pane, lei guardò questo pane che i corsisti, mi ricordo, non sapevano che era senza lievito, rimasero sconvolti, siamo guardati, da lì è nato questo feeling. E da quella volta di quel corso, e lei mi ha sempre detto: quando farò un altro libro ti interpellerò, ci rivedremo. Che da lì poi siamo cominciati a sentire telefonicamente, questa è un po' la storia tra me e lei, consigli, mi chiedeva delle cose particolari, io gli chiedevo delle cose a lei, insomma da qui c'è stato uno scambio di idee. E un anno è passato, insomma l'anno scorso poi abbiamo deciso, che abbiamo detto in anteprima proprio qui alla Feltrinelli, ha deciso, generale Sara. No, perché l'ho deciso? Perché Sara non ha bisogno del microfono. No, ma perché con Antonio veramente siamo, come si dice, chi si somiglia si piglia, no? Lui è un amante veramente, è un puro. Ed è veramente una persona che è alla ricerca continua delle materie prime, non per caso ha vinto veramente tantissimi premi, miglior pizza senza glutine, i tre spicchi del gambero rosso,
è stato campione mondiale di pizza acrobatica. Un po' di pizza, sì, anche una pizza in teglia, varie anche tipologie di pizza. Mi sono sempre, mi è sempre piaciuto comunque a me, ora mi presento, mi è sempre piaciuto comunque una sfida, cioè anche quando andavo a fare queste competizioni di pizza, andavo sempre con una pizza nuova, cioè non andavo la solita pizza, una volta in teglia, una volta piccante, una volta... Mi è capitato sempre sperimentare cose nuove, è la mia natura, non ci posso fare nulla. Da qui l'anno scorso infatti ho addirittura sperimentato, vedete la foto del libro, c'è un campo di grano, questo non è a caso, perché io ho seminato il mio grano, praticamente io ho il mio grano, il mio mulino, macino il mio grano, e questo è uno dei miei ingredienti, tornando all'origine degli ingredienti, si parlava con Walter. E praticamente poi ho il mio olio, sono reduce, voi mi vedete elegante oggi, ma ieri ero a raccogliere le olive, perché mi hanno definito pizzaiolo coltivatore, e questo effettivamente poi è vero, perché praticamente ogni mio ingrediente lo porto sulla pizza. Sì, pizzaiolo agricolo, e questo è, mi ha sempre portato a sperimentare. Ora, conoscendo Sara, poi che quando gli dai là è finita, però sperimentiamo, facciamo, è venuta due giorni da me, penso 40-50 ricette, me lo ricordo meno più. Sì, ogni posto che va è veramente lei una... una bomba esplosiva in questa, cioè proprio veramente energica. Magari a mano la zucca, esatto. Portata, è così. Lo dice a me. Viaggio pensando in quelle cose. E da qui mi è iniziata questa, la mia voglia di sperimentare mi ha portato anche a ricevere poi i premi dovuti, come appunto Annalisa per il Gambero Rosso, la mia pizza gluten free. E voglio collegare anche questa cosa della pizza che fa ingrassare, ecco, mi rivolgo a lei. La pizza non è bene fa ingrassare, ora io... una lunga storia, comunque io ho studiato una pizza, l'ho presentata a identità golose, a basso indice glicemico, perché frequentavo comunque in passato una ragazza che aveva diabete, insomma, da insulina, e sicché mi è venuta in mente questa cosa perché lei prendeva la Coca-Cola, a quei tempi c'era la Coca-Cola appena uscita, e lei doveva comprarla e portarsela in pizzeria. E io ho detto, ma è possibile, non posso fargli mangiare la pizza? È impossibile, ci devo riuscire. Due inverni. Casa mia, al laboratorio con mia madre, ho cominciato a studiare un impasto particolare, proteine vegetali, proteine animali, insomma ho cominciato a studiare questo impasto, che poi diciamo poi l'ho rivisitato e l'ho messo a punto nella mia pizzeria, comunque che lo faccio infatti una pizza senza lievito, con l'idrolisi a basso indice glicemico, con legumi, che era di moda, già l'avevo pensata qualche anno fa, e da quella questa ragazza prendeva questa, mangiava questa pizza solo pomodoro e l'indice glicemico non gli alzava. Lei poteva mangiarsela e dopo 15 giorni, cioè appena mangiava questa pizza, lei addirittura aveva bisogno di zuccheri, sì che non è vero che fa ingrassare. Certamente se poi come viene... La mia era una provocazione, sì, sì, evidentemente sì. Quello che fa la differenza in ma come viene l'alimentazione è la quantità. La quantità, infatti se viene uno da me mi chiede una pizza rossa o basso indice glicemico, poi se solo ci mette un mascarpone e salsiccia, vabbè. Le farine, appunto le farine, quello importante, il lievito, la lievitazione, la maturazione, questo è tutto, perché abbiamo gli zuccheri, questo mi collegavo alla tra virgolette, provocazione di prima, certo, la giornalista. E per questo, prego. No, finisci pure, no volevo, raccontaci un po' l'aspetto delle ricette, no? Perché in realtà avete sì, proposto delle in pizze libro, di altro allora, che banali. Sì, in questo libro io con Sara Papa siamo confrontati, ero partito, devo dire la verità, delle pizze tradizionali, perché ho pensato, e comunque per le casalinghe di più questo libro, sì che ho detto, per casa farò delle pizze semplici, ero partito con le classiche pizze, salsiccia, Ferrelli, Napoli. Mi chiamo Sara Paola. Se ne sta andando, Sara. Pronto, Antonio? A te, minimo fai per 10, cioè non devi fare queste pizze, queste pizze non hanno senso per te. Ti conosco, sì, non faccio in tempo a pensare alle pizze che già ne penso un'altra, sono proprio la mia indole. Sì che quell'anno feci tutte le pizze a base alcolica, a base cocktail, avevo conosciuto Enze Becche al Pizzap, al simposio del Mulino Quaglia, e da lì mi avevo aperto un altro mondo, gli estratti vegetali, estratti di frutta, i distillati, insomma... Poi la pizza, ognuno poi se la caratterizza come vuole. E quell'anno facevo le pizze stagionali, addirittura due anni fa il mio menù era diviso in pizze stagionali, ad esempio per i ripiselli, impasto, addirittura negli impasti. Due anni fa tutta la mia stagione era concentrata in un open space e feci un menù particolare incentrato sulle pizze di stagione, ma non solo gli ingredienti come fanno tutti, ma anche gli impasti.
serve il periodo di piselli, impasto con farina di piselli. Serve il periodo, esempio, ho fatto una pizza dolce stravagantissima, che i miei colleghi sono qui, me l'hanno rammentata l'altro giorno, che non me la ricordavo nemmeno, perché da quanto le penso me le dimentico. Sono classico ragazzo e ci vuole il giochetto vicino al letto che deve scrivere cose e pensa, e dico ricordami questa, moglie, ricordami questa, perché me le dimentico. E praticamente quell'anno dice che la pizza era il periodo delle nespole e delle fragole, e qui c'era una palla alla romana, l'estratto di nespole, l'estratto di fragole collegato alle insepette, con una crema pasticcera, una Nutella, insieme abbinato con un gelato a lievito madre. Ho fatto questo gelato a lievito madre. Non abbiamo fatto. Che l'abbiamo messo nel libro. Vabbè, prossimamente, lo il prossimo. Il prossimo, sì, un gelato al lievito madre che facevo con rinfreschi, particolarissimo, fatto da me. Sicché era una pizza comunque stagionale, innovativa, dolce, ma non la solita pizza dolce con la Nutella sopra. C'era uno studio negli impasti. Ecco, volevo dire questo. E qui in questo libro ho voluto portare parte di me, parte della mia creatività, parte di quello che sono. Cioè, non ho mezze misure, mi dicono sempre. E qui, e poi quando l'hai mandato là, apriti cielo. Sono partito con tutte le... E addirittura ce ne ho messe altre che nemmeno... che l'ho proprio sperimentate due o tre volte. C'era quella lì della tazza di caffè che mi è venuta proprio. Addirittura ce la metto perché mi piace tantissimo. L'ho fatta tutte mesi prima. Cioè, proprio... E mi sono dato... E ho fatto delle pizze, infatti, divise addirittura alcoliche, perché l'anno scorso il mio menù ogni mese presentava una pizza in base a cocktail. Perché mi è venuto in mente questa cosa, perché non fare una pizza in base a cocktail? Perché c'era la moda dei cocktail, tutti, guide, ripeto, il barman, cocktail, pizza abbinata, era la moda, ma mi sembrava ormai che tutti prendevano quella via, allora io cambio un'altra strada, ho fatto le pizze a base alcolica, nel senso mettendo una certa quantità di liquidi, di alcol, che anche se vengono evaporati, comunque rimane il sapore e il gusto, un cubo libero in pizza, ho fatto, rimane il sapore del lime, rimane. E qui ce l'ho messo il rum, esempio quella che ho, una pizza che ho fatto nel libro che è rum e pera, mi è venuta perché un giorno mi chiama il gelatoio vicino a me, mi fa ti vuoi portare a assaggiare un gelato gastronomico che era gorgonzola e pere, che faceva mia nonna, gorgonzola e pere, come l'abbino il gelato sulla pizza, che era di moda anche quello, l'abbinamento gelato di Simone Padovan insegna. E praticamente niente, io farò, allora senti il cervello umano, io devo studiare un impasto che si abbina a quel gelato, punto subito lì, bottiglia di rum, pera, io quando andavo a giro prendevo il classico cittino che era rum e pera piccolino, perché non farlo? Allora estraggo le pere e il succo, butto l'estratto dentro, l'ho spiegato nel libro, aggiungo il rum in una certa quantità, ho fatto dei dosaggi perché poi accelera la lievitazione e come quando ti mangi questo impasto c'ha un sapore di rum e pera. Che mi ritrovo in mente quando andavo in discoteca, guarda da piccino, non è che sono anziano, però. E qui ho messo questa pizza che sarà nel libro. Cioè, praticamente è un estratto di frutta, qualsiasi cosa. Cioè, la pizza è un mondo ormai oggi che è in evoluzione. Sicché a me è piaciuto darvi là anche alle casalinghe, mi è sembrato giusto non fare pizze classiche, perché anche in casa bisogna un po' stupire. Quando arrivano i commensali a mangiare, bisogna stupirli, certo. Una pizza contemporanea di gustazione o come sia, e qui ho voluto fare questo. Ottimo. Allora, tu parlavi di casalinghe, no? In realtà quando all'inizio abbiamo iniziato a parlare di Sara come una protagonista, no? Di questo nuovo corso, che è quello appunto di aver scolarizzato, di aver insegnato agli altri non solo a mangiare un pane che si possa definire tale, quindi un pane che sia buono veramente, non solo di gusto ma che ci faccia bene, perché in realtà il pane deve far bene più che nutrire. Però Sara, tu in realtà hai utilizzato un altro mezzo, secondo me, centrale nella tua attività di divulgazione, che è sicuramente la parte dei prodotti, dei libri e quindi editoriali, ma tu hai un gruppo su Facebook, diciamolo perché ci sono oltre 30.000 follower. Non ancora, ma ci stiamo arrivando, e sono tutte qua, dalla Sicilia al Friuli. Allora, raccontaci un po', no? Perché questo gruppo è attivo, è vivo, ti segue ovunque, sì, e soprattutto, sì. Prima ci dicevi, fa delle cose spettacolari. Sì, sono veramente, fanno alcune cose più brave di me, veramente, ma molto più bravi dei panettieri. Cioè, i panettieri se li sognano di fare delle cose come fanno loro. Su questo intervengo io, perché quando mi hai chiesto di venire qui a presentare il tuo libro, io ho detto, caspita, sono del Gambero Rosso, ho a che fare sempre solo con panificatori di professione, che cosa posso, perché stai invitando me? Io ti ho detto di sì perché la mia simpatia, cioè comunque mi stai molto simpatica, ho una stima nei tuoi confronti infinita, però poi ho pensato, ma
qual è il motivo? In realtà te riesci a comunicare in maniera semplice, ti ho detto prima, per me la semplicità è un valore aggiunto, è un complimento, un argomento tecnico con dei tecnicismi allucinanti senza mai scadere nel banale, e quindi fai cultura e lo fai da anni. Noi del settore diciamo che ultimamente ci stiamo occupando di questo settore, che era quello della panificazione, dei panificatori agricoli, dei pizzaioli agricoli, di chi è attento ai grani, ai mulini, alle farine, eccetera. Quindi veramente te sei riuscita a creare quel link tra le casalinghe e poi i professionisti, infatti comunque ti stimano entrambe le categorie. Sì, sì, questo è quello che veramente mi fa molto piacere, avere dei grandi panettieri che quando vedono le foto dei miei pani, ecco, c'è appunto il cognato di Longoni, che è Jean-Marc Vezzoli, oppure Gianluca Fusto, che si compra i miei libri, e comunque ci vogliamo bene perché ci conosciamo da una vita. L'anno scorso ho fatto il pane col cubo, il fotografo dice, quando lo vedi Gianluca Fusto, perché mi sono fatta fare uno stampo apposta, rimane, perché appunto ma io me li compro i tuoi libri, ma detto Gianluca. Ecco. Sì, quasi è trasversale. Sì, è trasversale, sì. Sì, sì, sì. E quindi sono molto contenta di questo, perché poi bisogna trasmettere con grande semplicità, perché fare cucina, o indipendentemente dalla cucina, qualsiasi lavoro si fa, bisogna saperlo trasmettere con amore, no? E senza fare i fichi, come si dice, no? Perché senza degli esercizi. Esattamente, stare coi piedi per terra, sì, questa è la cosa poi che più mi fa piacere del lavoro, no? Il rapporto umano che si crea con le persone, che è forse è molto più importante perché lo trasmetto, no? Tutti mi chiamano Sara, no? Oggi si chiamano pseudomaestri, persone che oggi fanno panificazione, che maestro, senza aver fatto mai neanche un corso amatoriale. E quindi sì, ma è così, tutti maestri, e invece voglio dire, cerco di essere quella che sono, insomma, semplicità. Ottimo. Senti, prima parlavamo insieme con le colleghe e Giulia, sfogliando il libro, no, ci dicevi che avevi notato una cosa interessante, quella del recupero degli errori e degli scarti. Sì, in realtà, esatto, questa era una cosa che aveva incuriosito sia me che Annalisa. Perché io rispetto la sacralità del pane e non mi azzarderei mai a provare a farlo in casa, perché non mi ritengo minimamente all'altezza, quindi tanto di cappello per chi invece ci prova, studia e insiste nonostante gli errori, perché come osservavamo con Annalisa, comunque gli errori capitano, ma capita anche a me, si sbaglia, e la cosa bella è che tu hai riportato tutta una serie di casi, di errori o di rimedi per poter in qualche modo recuperare la massa lievitata, la massa in fermentazione, in cottura. Questa è una cosa che insomma, mi ha colpito, perché è confortante sapere che anche chi scrive il libro si è trovato a commettere questi errori, ad avere questi problemi. Sì, ma vedo anche quelli che fanno abitualmente, no? Perché mentre il pane è semplice, no? Perché l'hanno fatto le nostre nonne, oggi, quello che dico sempre quando faccio le lezioni a tu per tu, mi fanno delle domande, ma sono di una semplicità. Perché? Perché non provi a darti la risposta? Pensando un attimo, perché oggi cerchiamo di fare le domande a internet. Cioè qualsiasi domanda noi abbiamo bisogno si va su internet, e internet non è scuola, no, non è il Vangelo. La risposta che vuoi trovare te. Esattamente. Eccoci. Ecco, e allora le nostre nonne non avevano neanche la prima elementare, non avevano la bilancia, non avevano niente, eppure facevano tutto col buon senso. Perché facevano, oggi siamo abituati che qualcuno ci deve dare tutte le risposte. No, perché non pensiamo. Certo. Su quanto riguarda la panificazione, però, le nostre nonne probabilmente avevano anche la scuola degli esempi.
perché erano abituate a vederlo fare in casa, certo. E quindi anche tutto ciò che era la quantificazione, le grammature, è vero, andavano ad occhio, ma avevano le mani e gli occhi allenati come bilance. Ma certo, però quello che dico io è che ognuno di noi ha una nonna, no? Ci siamo? Però io dico sempre che chi cerca trova, anche un buon libro ti può dare, no? Certo, ma infatti la scolarizzazione è importante per quello. Una bella lezione e poi tutto, perché tutte le signore del fan club come hanno cominciato? E fanno delle cose, gente che non aveva visto la farina in vita loro, panifica, piano piano. Gli errori li ho fatti anch'io, perché voglio dire, non è che io sono nata panificatrice, cioè da zero ho cominciato. A me, al di là degli errori, la domanda che mi preme farti, ma anche solo per una curiosità, e spero di soddisfare la curiosità anche degli astanti, qual è la domanda in tutti questi anni che ti hanno fatto più spesso sul pane? No. Mi dai una ricetta sul pane? Ti continuano a chiedere, nonostante i libri, ti continuano a chiedere ricette. Non esistono le ricette, esiste una materia prima, che è la farina. È la farina, è la materia prima. Anche qualsiasi cosa noi facciamo in cucina, la materia prima è determinante. Cioè, poi le ricette te la posso dare, però prima di tutto è sapere quello che noi mettiamo a tavola dalla mattina alla sera. Quindi la farina per me è la base, poi lievito madre, lievito di birra, eccetera, eccetera, lo puoi anche utilizzare, ma la materia prima è la base della nostra alimentazione. Il ritorno alla tradizione. Quindi imparare a conoscere, a riconoscere e a scegliere, ad acquistare. Sì, esattamente, questa. Poi mi fanno tante domande sulla lievitazione, sulla temperatura, e io le dico, comunque mi arrivano messaggi a iosa su me. Sì, no, ma c'è da dire che tu, insomma, sei attivissima sul gruppo, nel senso che sei un utente come loro che risponde alle domande, alle emergenze. Fai, Federica, prego. No, anche perché infatti quando la domanda c'era bisogno di un altro libro sul pane e sulla pizza, secondo me la risposta è assolutamente sì, anche perché il tuo libro, il vostro libro è anche molto centrato sulle materie prime, sui cereali, e quindi non è esclusivamente sul pane e sulla pizza. Io in questo momento mi sto occupando per lavoro e per passione, è diventata una passione di food tech, e quindi anche cibi del futuro. Ci sono tante grandi aziende che stanno studiando, no? Cibi del futuro. Qual è secondo voi il pane e la pizza del futuro? Anche perché mi sembra che questo libro per te sia anche un po' il futuro rispetto al tuo percorso di crescita. Il libro Il pane del futuro, ecco, e c'è in questo libro. Perché si chiama Di grano in grano? Perché ho scelto di fare una foto di copertina su un campo di grano. Dal campo pane e pizza come natura comanda. Quindi protagonisti sono i cereali tutti. Ok, iniziamo, e quindi tre pani, tre pizze fatti con, iniziamo dal farro, che è il cereale più antico. Andando alla ricerca, che cosa ho fatto? Il panis quadratus dell'antica Roma, certo? Il panis quadratus, che poi non era quadrato ma era tagliato come così l'ho fatto io, scanellato con una specie di manta, che è stato trovato negli scavi di Pompei, questo pane carbonizzato fatto con questi spicchi che io ho fatto. Se tu lo mandi su, credo che sia uno dei primi. È uno dei primi. Quindi, queste sono le fermentazioni, poi dopo ne parliamo. Ecco, il panis quadratus, fatto con il farro monococco integrale. Conviviale, perché quadratus, perché siccome una volta non c'era il coltello, allora ogni spicchio si tagliava con le mani e ognuno prendeva la propria porzione. Ok, quindi sono ritornata
all'antico, cioè il pane del futuro, e ritornare al farro monococco e farina. La parola farina arriva da farro, farina. E certo. E quindi farina si chiama per il farro. Poi ho fatto le gallette, che l'ho chiamata panis nauticus, ce l'abbiamo, che, immagino, sì, che si utilizzava, no, non c'è. Vabbè, c'è nel libro. Beh, avevi le slide. Sì. Era dopo il panis quadratus, quindi le gallette nauticus, perché si portava, i marinai si portavano questo pane secco che durava molto di più, insomma. Quindi, certo, allora, quindi protagonisti, iniziamo dal farro e quindi facciamo tre pani con il farro, tre pizze con il farro. Ok, dopodiché passiamo alla segale. Protagonisti sono i cereali, tre pani con la segale, tre pizze con la segale. Poi abbiamo il grano tenero, abbiamo il grano duro, e lì andiamo anche in Sicilia, che abbiamo dei grani straordinari, profumatissimi, la tuminia, che è il nostro Khorasan, ok? È ricco veramente di grandi profumi. Abbiamo il riso. Il riso, ma non il riso normale, abbiamo il riso viola da Iolese, che viene prodotto in Piemonte, e abbiamo fatto il pane, questo qua, col riso viola. No, no, questo qua, questo è viola. Quindi il riso. Poi abbiamo il mais, quindi il mais corvino e il mais viola, che arriva dal Sud America. Quindi abbiamo fatto i pani, e questo è il pane all'acqua di rose. Che altro abbiamo? L'orzo, l'avena, e l'ultimo è l'evolutiva. Allora, Laura, credo che questa gli piace, la farina evolutiva. Allora, l'evolutiva è l'ultima. Ecco, questo è, in ogni mio libro c'è il pane italiano, cioè la bandiera italiana, bianca, rossa e verde, sempre, sempre. Ok, allora, l'ultima è l'evolutiva, che è una varietà che è stata, pur quando è iniziata la guerra, per non disperdere, perché sappiamo che noi il grano ci arriva tutto dalla mezzaluna fertile, no? Tutto da lì arriva il grano, noi non avevamo grano. Quindi arriva tutto da lì, da Siria, da Giordania. Tutte le camminagge. Ok, esattamente. Quindi arriva tutto da là. Che è successo? La Compagnia Semenza Siciliana ha avuto questi semi, per non disperderli, e li ha seminati in Sicilia per vedere se si acclimatavano. Da lì ha cominciato a seminarli, a riprodurli. E cosa sono? È una varietà di 2000 semi, che sono semi siriani, giordani, eritrei e iraniani. Questi semi vengono sparsi nel terreno e crescono uno diverso dall'altro, quindi la biodiversità è come noi, ed è una cosa meravigliosa. Questi semi hanno un profumo pazzesco, e questo è il pane che io ho fatto con l'evolutiva e con un'altra farina siciliana, che è la Maiorca integrale. Ok, questo è questo pane. E quindi questi semi, sparsi nel terreno, non hanno bisogno di pesticidi, perché impediscono alle infestanti di crescere, e quindi c'è una spiga bassa che protegge quell'alta da allettarsi, quella alta protegge anche la bassa, e quindi dà un profumo di questo insieme che il mondo, no? Quando la diversità è una è il valore aggiunto. Ecco, questa è la cosa che emoziona. E qui è molto più avanti. E quindi la Sicilia, la Sicilia, ok? Che la terra. Pian piano pure nelle macchine, nel cioè pian piano, certo. È una cosa, no, che
più si diffonde meglio. Tra l'altro racconta il territorio molto più di tanti altri cereali, perché certo, in ogni posto del miscuglio evolutivo alcuni grani attecchiscono e altri no. Certo. Sì. E loro poi, la compagnia Simenza, quando finirà, se speriamo che finirà questa guerra, vogliono riportarli attraverso la Croce Rossa questi semi in Siria per non disperderli. Questo è il messaggio anche di questo libro. Ma è, profuma, è meraviglioso. Quanto non lo siano solitamente. Esattamente. Sì, sì. Diciamo che non so se Sara probabilmente ci deve dare altre due o tre indicazioni, non so se vuoi passare la parola a qualcuno del pubblico, però questo ultimo discorso credo che valga la chiusura di questo incontro. Sì, non vorrei anche parlare anche di questo qua. Prego, prego. Del pane blu. Non l'abbiamo visto, allora no, non chiudiamo, vai. Parlaci del pane blu. No, vabbè, allora, poi in questo libro c'è tanta roba, nel senso che ci sono... praticamente il valore aggiunto a livello nutriceutico, no? Che oggi va tanto di moda, no? La nutriceutica. Quindi la polvere di aronia, cioè l'aronia che è una bacca che arriva da lontano e che si coltiva anche in Italia ed ha un potere veramente energizzante, sì, curativo. E in più ho scoperto il pane blu. Il pane blu è un fiore che arriva dalla Thailandia, dai paesi insomma lontani, ed eccolo qua, l'ho anche portato, questo fiore, loro ci fanno delle tisane, si chiama Clitoria termatea oppure fiore di pisello farfalla, loro fanno delle, è un presidio slow food, io l'ho ordinato su internet perché poi cerco, fai un'infusione, viene quest'acqua blu pazzesca. E quindi è quel pane blu per fare la differenza, insomma non è che dà profumi particolari, no, è bello da vedere, è buono, scenografico. E quindi ecco, poi la mia testa parte, vola e su qualsiasi cosa che io riesco a trovare, insomma. A sperimentare. Ecco, però, ecco, questo qua l'ho fatto proprio ieri sera. Vuoi passare la palla? Allora, no, sentiamo qualcuno. Allora, qualcuno che vuole intervenire, forse c'è la signora che... Chi? No, aspetta, dopo lei. E volevo sentire qualcuno del pubblico. Mauro? Domande. Vettoretto. Oh, mannaggia. Buonasera a tutti. Volontari. Beh, che dire, Sara è una donna in continuo fermento proprio. Stando con lei in Sardegna, dove l'ho seguita, ho scoperto cose che nemmeno immaginavo. Soprattutto mi ha colpito perché alle 7 di mattina già stava fermentando, impastando. No. Quindi non bisogna andare a parlare. Non bisogna andare. No. Allora, lui è venuto a frequentare un mio corso, anche se fa il pizzaiolo, dico, sì. A Cortina d'Ampezzo. Sì. Però veramente stando con lei molte cose che neanche pensavo le ho così scoperte e veramente è una donna che... Ma poi Sara, è vero che Sara è una che se li va a cercare proprio gli ingredienti in campagna, l'abbiamo vista arrampicarsi sui rovi, cercare le erbe spontanee. Siamo andati ce lo puoi testimoniare. A raccogliere i fichi d'India che poi è fermentato, a raccogliere i petali di rosa. E poi siamo andati in una prateria lungo il mare dove abbiamo raccolto il finocchietto selvatico. E veramente una bella esperienza, sì. Bene. Qualcun altro? Io vedo. Natalia, ci vuoi dire qualcosa su Natalia, questo? Natalia, direi Natalia, proprio di sì. Parla. Salve a tutti, buonasera. No, Sara, io ce l'ho detto sempre, glielo dirò sempre, che ha il pregio, ha avuto questa capacità enorme di rendere, di far entrare il pane nelle nostre case, ma di farcelo fare. Io sono
quando l'ho conosciuto ho detto: Sara, io non lo farò mai pane con gli aglioli. Io ho quattro figlie, quindi insomma ho abbastanza movimento anche in casa, poi come tutte le donne, no? Corriamo, andiamo da fare, anche se mi piace cucinare ed è anche il mio lavoro quello, però dico no, il pane con gli aglioli tua madre no. Insomma, lei è riuscita a convincermi a iniziare, perché con la semplicità che ha, come quello che mette nei libri e quello che con la sua cultura naturalmente, perché ti accompagna, no? E quindi dice: ma cosa ci vuole? Ma tu fallo, ma non ci metti niente, ma che cosa credi? E insomma, è così anche io adesso faccio il pane con gli aglioli di tua madre. E quindi è un, insomma, ha un. No, lei ci siamo conosciuti la prova del pane. Sì, noi ci siamo conosciuti, ma il pane con gli aglioli di tua madre lo faccio da un paio d'anni, ma lo faccio grazie a lei e al suo stimolo e alla sua, nella semplicità insomma di esporre, di insegnare. Brava Sara, bravi. E poi deve andare avanti perché queste cose sono incredibili, quindi non si è fermata lì agli aiuti tua madre, ma avanti. Allora, no, adesso mi fermo un attimo ragazzi, perché è stato tosto questo libro. Appunto, questo libro si vede che ha dietro un grande studio. Quanto tempo ci hai messo a scriverlo, ma a realizzare tutti gli esperimenti soprattutto? Ma gli esperimenti non sono tanto, perché io poi una ne penso e cento ne faccio, insomma, no, quello non è un problema. Il problema è l'introduzione, che è complicata perché devi cercare di dare semplicità a delle cose tecniche, perché nella sua semplicità il pane poi gli devi dare, che se tu metti l'acqua calda, no, quando fa caldo l'impasto si collassa, e quindi le nostre nonne usavano l'acqua del rubinetto, che sapevano che d'estate si metteva l'acqua fresca e d'inverno mia madre la chiamava l'acqua di sole, che la tiepida, no? Allora devi dare il bilanciamento, devi spiegare per bene tutte le cose, quello è veramente il lavoro più tosto, quindi togli, metti, no? Poi fare un libro insieme a una persona, no? È complicato, perché per quanto lui è bravissimo a fare la pizza, allora poi ci siamo divertiti, no? Perché lui faceva una pizza che c'hai nella carta, dillo, no? Quella con tutte le verdure sopra. La Valle degli Orti. La Valle degli Orti. Sì. E mica possiamo chiamare la Valle degli Orti. E qua loro c'è denuncia. E allora cambia titolo. E gli ho fatto cambiare titolo. No, scrivere. Ho dovuto scrivere le ricette perché chiaramente lui non aveva il modo. Quindi per me è stato ancora più complicato. Poi non mi rispondeva mai, e poi non mi rispondeva mai, quindi è stata veramente tosta, dura, dura. Soprattutto a parlare delle fermentazioni e dare semplicità a un argomento che potrebbe essere difficile. In realtà sono cose che sono le fermentazioni, che sono della notte dei tempi, cioè le fermentazioni, birra, vino, pane, frutta, ci sono sempre state, no? E il cacao, il cioccolato a fermentazione, e quindi non sono cose strane, quindi bisogna spiegarle semplici, accorciando, perché poi dopo che fai il libro ti tolgono un sacco di ricette, non bastano le pagine, togli quelle che... ragazzi, è tosta. Quindi avete fatto una selezione anche... E dopo, anche dopo averle scritte. Tosta anche per me. C'è materiale per un altro libro? No, no. Sono... Ho perso 9 kg, 9 kg ho perso. Dimmi, Tiziana. Una volta che hai fatto tutto questo pane, sì. Sì. Tu sei contrario o favorevole al fatto di poterlo surgelare? No, io lo surgelo il pane, assolutamente. Su, tu, il mio congelatore è pieno di pane. Ogni tanto viene Cerovolini, dico appena appende un po' le palle. Una volta lo dai pure a me. No, 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 te lo do. Sempre. Alcuni pizzaioli. Alcuni pizzaioli congelano la base della pizza, certo. E dopodiché la rigenerano. Sì, si può. Anzi, alcuni studi dicono che i prodotti così siano più digeribili. Non è ancora insomma accertata la cosa, però pare che sì, siano più digeribili. Conviene però congelarlo intero, non a fetta, perché magari la fetta si secca, capito? Però dopo se ne serve solo una fetta, sì, vabbè, magari non tenerlo per tanto tempo, ecco, perché si secca un pochino, solo per quello.
oppure magari la fetta quando si riscalda nel forno si fa una spruzzata con un po' d'acqua e si vabbè è un dettaglio, è un dettaglio. Allora del libro, scusa, non ho capito. Ma Chiara, ma certo, ma sì, le sto facendo. Prossimo, e infatti punto. Adesso faremo una lezione a novembre qui a Roma, e c'hai tutti i riferimenti, e faremo il pane con le fermentazioni, certo, assolutamente. L'ho fatta in Sardegna adesso, tutto con la fermentazione della frutta, bellissimo. Vai. Allora, io non voglio fare una domanda. Funziona? Funziona? Sì. Prego. Non ho domande da fare. Volevo solo dire una cosa di te, che tu fai sentire bene le persone e le fai sentire importanti, anche per piccole cose. Ma perché per me siete importanti tutti, se c'è il rapporto umano per me è la cosa veramente più importante. L'amicizia che io ho per me è stata determinante, grazie. Allora, io volevo intanto ringraziare le mie qua amministratrici del gruppo, che è Massimo, Eleonora, Silva, Marzia, chi manca? E manca una che sta a Praga oggi, Raffaella. Allora, ogni anno facciamo un concorso che loro chiamano contest e io chiamo concorso, andiamo con l'italiano, oh, cominciamo. E quindi ogni anno si fanno, ognuno fa dei pani e quindi poi scegliamo io e lui senza sapere di chi sono queste cose, e quindi ci sono i vincitori. Quelli di quest'anno, di grano in grano, sono le lumachelle di Fiorella Chiarello, sì, bellissime, delle lumache veramente belle. Un altro è panino calabrese con di Annalisa Manara. Poi le pannocchiette, Giuseppe Grotto, ti prego, col mais, grande, su, con, ho messo pure il pacco della farina Marano, sì, e tu la conosci, ha fatto delle cose bellissime. E poi il panettone gastronomico con la sardella, Anna Misuraca. Beh, allora, Anna Misuraca, dovete sapere che è una signora che è venuta al mio corso a Cosenza, questa chiudila perché e mi ha mandato la sardella, mi ha mandato un pacco con tutta sta sardella. A un certo punto c'era una busta con una spatafora, io che fa le marmellate spatafora, apro e c'erano degli orecchini del gioielliere spatafora fatti con la rosetta di pane e la filigrana sotto, ero sconvolta. Cioè, fatta apposta per me, con la lettera loro, fatta apposta per me. Ecco, questo è quello che fanno le signore, che mi fanno rimanere sconvolti. E poi un'altra cosa molto carina, l'anno scorso in primavera, quando c'è stato l'ultimo Excellence, ho fatto lo show cooking e c'era tanta gente, c'era un signore molto inquietante che faceva le fotografie con un cappello tipo quelli da pioggia, no? Impermeabile nero. Finito lo show cooking, questo qui si avvicina a me, mi fa: signora Papa, la devo, sono venuta perché mia figlia la segue tanto, mia figlia è un ingegnere, il marito la seguono in televisione, sa, io sono in incognita, sono il mago Silvan. È stato meraviglioso, è stato bellissimo. E poi è vero, dopo l'ho visto da lui, gli ho fatto la foto. Cioè, ho fatto sparire i pezzi. Bellissimo. E dico, io lievito naturalmente. Allora, dunque, Anna Maria, tocca a te adesso. Ormai sei bevito. Facciatemi. Grazie.
sera a tutti. Allora, per me è sempre un piacere venire ad incontrare Sara. Naturalmente mi lega a lei un affetto smisurato. È stata una mia prima allieva, no? Sì, qui a Roma. Sì. 6 anni fa, quando ho compiuto 70 anni, io l'ho detto anche l'anno scorso, i miei figli mi regalarono questo coupon per fare il corso di pane con Sara. E io dentro al ristorante esplosi come una bomba. Che mi avete regalato? Allora mio figlio fa: non ti è piaciuto? Ma come non mi è piaciuto? Nemmeno se tu mi avessi regalato un brillante. E preciso che Marco c'ha un'arte nelle mani che monta anche i brillanti. Ne so qualcosa perché l'ha fatto per la sua compagna, quindi a prescindere. Dico: ma che scherziamo? Dico: è una cosa bellissima. Non stavo più nella pelle. E allora conobbi Sara. E mi ripeto, come l'anno scorso, che mentre lei ci insegnava a fare il pane, e questo suo insegnamento è talmente spontaneo, talmente così libero, genuino, che io rimanevo lì, però non stavo lì soltanto a guardare o a sentire, scrivevo, perché io, a me piace scrivere. Allora poi, quando finimmo il corso, nei 2 giorni o 3, non mi ricordo, 2, no? Furono Sara. E io gli scrissi tutto quello che avevo annotato, no? Nell'arco dei 2 giorni. E Sara rimase: ma che hai scritto? Dico: guarda Sara, a me piace scrivere. E così cominciò questo, diciamo, questo feeling dello scrivere, e presentai, non mi ricordo che libro era, il secondo. No, il terzo. Il terzo, perché io poi andai a casa sua a trovarla, che lei mi disse: ma come hai fatto a trovarmi? Io te troverei pure in capo al mondo, non è un problema. E così praticamente è cominciato, e io ho cominciato a scrivere per lei ogni qualvolta: guarda che devo presentare il libro. Preoccupare. Di che si tratta, mi ha detto? Di che si tratta? Io gli chiedo sempre i contenuti e lei mi dice: guarda, parliamo. L'anno scorso era il pane dai 1000 colori, sì. Giusto? Quest'anno tutti dice colori, pane e pizza con Antonio Polsella. Bello, la pizza è tanto bella, faccio io. Allora, Sara, siamo arrivati al 7° libro. Ed io mi voglio presentare a te con un accento non fiabesco, ma romanesco. Questo tuo nuovo capolavoro scritto a 4 mani, come se avessi fatto un conio. Ti sei messa vicino Antonio. Grande pizzaiolo di fama internazionale che con tanta pratica te fa pure la pizza agrobatica. La gira, la rigira in maniera eccezionale, e l'impasto lo fa con la farina aggiunta al cereale. Sei un genio, Sara. Puro nel trovare una sorta di collaborazione, stavolta hai fatto centro. Sei scelta la migliore. Ma lo sai che le farine miste al cereale risalgono all'antica Roma? E il pane fatto così lo mangiava pure l'imperatore. Il panis quadratus, il panis nauticus lo davano ai soldati che andavano via mare. Poi tu, insieme a Antonio, hai fatto l'impasto per sta pizza, tanto buona e tanto bella, ma noi romani dentro ci mettiamo la mortadella. E poi, soprattutto, che ne volemo dire di una bella pizza con fighi col prosciutto? Come dimo a Roma, mica su pizza e figli, eh? Sei troppo forte, Sara. Se può parlare di te fino ad oltranza. Ma te i romani ti devono dare la cittadinanza! Davanti a tutti, che scriverò una cosa proprio dedita a lui, perché ovviamente tanto se l'ho citato, come tu mi hai detto, no? Però l'ho presa in considerazione. Molto piacere, non è piaciuto. Sara, se non va per la Sara, poi un attimo solo. Grazie, 2 minuti sono di attesa. Ti rubo solo 2 minuti. Allora, io per merito di Sara, perché mi ha sempre pungolato a scrivere, a fare,
sono riuscita a pubblicare un mio libro che si chiama La scatola di latta, sono racconti, ricette e foto di famiglia. Quando ho sentito che c'era questo contest, questo concorso, io ho detto vorrei regalare uno dei miei libri alla più giovane fra i vincitori. Niente, non importa, la signora Anna Maria può fare tutto. A posto, grazie. Scusate. Ecco, io non so se ci sia qui il vincitore. No, non ci sono. Beh, non importa, io lo do a Sara che tanto. Daglielo a Leonora. Ecco. A Leonora, E poi, visto che ero in vena di, siccome sono un po' pazzo, ho scritto un libro, un piccolo libro per, che sarà sempre nel pacco, La favola del pane. E siccome ho fatto la versione in inglese, voglio aggiungere questa qua. Ah, ok. Ho fatto... brava. Grazie. Grazie.